Sabato 28 maggio 2005, una delegazione di vescovi presenti a Bari per il 24° Congresso Eucaristico Nazionale, arriva a San Giovanni Rotondo per un momento di preghiera dinanzi a Padre Pio. Monsignor Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, presiede la fiaccolata mariana e si sofferma sul significato dell'Eucaristia per i cristiani e per Padre Pio. Il mistero dell'Eucaristia è proprio la celebrazione del mistero del regno, diciamo, dopo la consacrazione, mistero della fede. E il popolo di Dio acclama, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo mistero è il compendio di tutto l'amore di Cristo per noi ed è la comunicazione della misericordia di Dio, della vita stessa di Dio, perché nel pane e nel vino consacrati c'è il corpo, sangue e divinità di Cristo donati per noi perché siano alimento di vita e purificazione della nostra vita e comunione di vita con Dio, con Cristo e in Cristo con tutto il suo corpo che è la Chiesa. Ecco perché l'Eucaristia sta al centro della vita cristiana. Ecco perché non possiamo essere cristiani senza l'Eucaristia. Ed è proprio il motto di questo convento congresso eucaristico nazionale senza la domenica non possiamo vivere ma nel testo latino dell'atto dei, dei martiri dice senza il dominicum il sacramento del Signore non possiamo non dice neanche vivere non possiamo fare nulla senza l'eucaristia senza la domenica senza il corpo del Signore senza la comunione della comunità che si raduna, non possiamo far nulla. Allora vedete, è ancora una piccola percentuale di cristiani che frequenta la Messa. Ma com'è possibile? Battezzati, cresimati che non vanno in chiesa, le statistiche dicono che in Italia va in chiesa il 10-15%. Ma qualcuno dice che sono ancora statistiche generose. Ci sono città dove vanno ammesse al 2%. E com'è possibile? Come possono vivere da cristiani poi nella vita concreta, nella vita familiare? Com'è possibile vivere da cristiani se non si attinge l'amore, la capacità di donazione reciproca? Come si può essere testimoni di Cristo? nel luogo di lavoro, nel mondo, nell'impiego, per strada, nel quartiere, dovunque viviamo, se non siamo trasformati, caricati, divinizzati da Cristo, ogni settimana, senza la domenica non possiamo vivere. Vedete, questa è stata la convinzione più profonda vissuta da Padre Pio. Perché? Il suo ministero si è articolato su questi due poli, ministero della, della penitenza, confessioni e celebrazione dell'Eucaristia. Erano i due punti forti del suo ministero sacerdotale. La penitenza, Padre Pio ha confessato, migliaia di ore. Ogni giorno, ore, 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 ore. E non era tenero con i peccatori. Cioè, era tenero con i peccatori ma duro con i peccati. Non faceva compromessi. Quando vedeva che non c'era il pentimento, mandava ma via, anche in maniera un po' brutale. Ma era la medicina per far capire che il peccato è una cosa seria. Io vorrei che questo luogo fosse sempre richiamo alla necessità del sacramento della penitenza che abbiamo bisogno tutti per accedere all'Eucaristia. Quanta gente va allegramente alla comunione, quanta gente non si confessa e va alla comunione, quanta gente ha peccati gravi sulla coscienza ma non se ne accorge neanche. Dico questo perché sono stato, tra l'altro, otto anni abate a Montevergine, che è un santuario mariano frequentato, come sapete, da centinaia di migliaia di pellegrini, valutano due milioni all'anno, ma di confessioni ne ho fatte tante, tante, tante. Sapete, la cosa più difficile è far percepire la gravità del peccato alla gente che si confessa. Si confessano allegramente, ma ah, cosa ho fatto? Non ho fatto niente, padre. Non ho ammazzato nessuno, non ho rubato, e quindi sono a posto. Ma capite bene? Manca il senso del peccato, e il padre Pio aveva la percezione tragica del peccato e pagava di persona perché si caricava. Del peccato di coloro che confessava. Per questo ha tanto sofferto, ha portato la croce, è stato crocifisso, perché il prezzo del peccato è la crocifissione di Cristo. Fratelli e sorelle, io questo vi chiedo, in questa festa del corpo e sangue di Cristo: di pensare bene, San Paolo dice, di fare ben discernimento prima di accostarsi al corpo e sangue di Cristo, prima di fare comunione con il corpo sangue di Cristo perché se la nostra coscienza è gravata da peccati abbiamo bisogno della remissione dei peccati. Primo grande avvertimento e secondo è l'impegno che nasce dall'Eucaristia ricevuta. Un impegno di conformarci a Cristo. Di prendere la croce sulle nostre spalle e portarla come Cristo, portarla con Cristo. E tutti abbiamo la nostra croce, tutti, anch'io ho la mia croce, anche il Papa, più grande della mia e della vostra, tutti abbiamo la croce. Però qui è il punto: il cristiano ha la fortuna di conoscere il segreto del regno, che è proprio la croce, la sofferenza va portata con Cristo che soffre con Cristo crocifisso. Allora, questo è importante per fare comunione con Lui e quindi puoi portare la comunione nei nostri rapporti. L'Eucaristia è il sacramento della comunione, cioè dell'unità di vita con Cristo, ma anche della comunione tra di noi. Io ho visto qualche volta. Gente che ha litigato e che poi quando si trova in chiesa vicino non si danno la pace, girano, cercano altri a cui dare la pace. Qualche volta ho visto tra i politici, poveretti, sono obbligati a venire alla messa per certe feste e vedo che se sono di schieramento diverso si girano la schiena e danno la pace ai loro compagni di partito. No, la Chiesa di Dio, la comunità eucaristica non ha partiti. San Paolo l'ha detto chiaramente, non ci sono partiti, noi dovremmo fare così. Quando c'è da fare la riconciliazione dovremmo cercare proprio le persone con cui abbiamo litigato e andare a chiedere perdono, perdono. Lo dice il Signore, se il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, va prima a riconciliarti col fratello, poi torna e fai l'offerta. Così, noi abbiamo banalizzato il segno della pace, l'abbiamo banalizzato, auguri ciao, eh, stai bene, oh che bello rivederti. Non è questo. È il momento della riconciliazione di fratelli che hanno dei debiti reciproci e sono è quella persona che mi sta vicino, sono altri, magari i miei parenti, i miei compagni di lavoro, le persone del, 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 del palazzo con cui abbiamo litigato, gli abbiamo sbattuto il tappeto sulla testa e quelli ce l'hanno a morte con noi. Abbiamo tante persone che ce l'hanno con noi e noi forse l'abbiamo anche con È il momento di azzerare la contabilità e riconciliarsi tra di noi. Allora sì che possiamo fare comunione con Cristo quando siamo capaci anche di fare comunione con i fratelli. E questo frutto dell'Eucaristia... Dobbiamo portarlo fuori, testimoniare che siamo trasformati, che siamo uniti a Cristo e ai fratelli e perciò siamo il lievito per una pasta nuova del mondo. Siamo noi il lievito che deve fermentare l'umanità. L'Eucarestia è questo grande lievito che noi prendiamo e portiamo nel mondo. Padre Pio ci insegni a vivere così l'Eucaristia. Allora ne sentiremo i frutti già in questa vita e ci prepareremo così per il banchetto eterno, dove Cristo Signore sarà nostro cibo, nostra bevanda, nostra speranza per sempre. Amen.